soldino per il povero. Signore, signore, un soldino. Ma li stai spaventando tutti, Luca. Dai, su, che ti ho portato il pranzo. Con l'arpa credevo andasse meglio. Lo so, non sei molto bravo a suonare l'arpa, a quanto pare. Dai, prenditi questo, non ti preoccupare. Cos'è? È un topo morto, l'ho cucinato velocemente qui dietro su un tubo di scappamento. Ma spero sia buono. Sa di pollo? Sì, abbastanza, dai, tutto sommato non penso che sia male. Dai un assaggino. Lo assaggio? E non abbiamo nient'altro da mangiare, Luca, non puoi fare lo schizzinoso. Vabbè, dai, assaggiamolo, via poi le cucina. Ti piace? Che c'è, Luca? Oh, stai per urlare al mondo tutta la tua soddisfazione? Tutto a posto? Ah, oddio santo. Vabbè, facciamo una bella cosa, Luca. Allora io non ce la faccio più nemmeno. Non ce la faccio più nemmeno io a vederti in queste condizioni. Dobbiamo risolvere la nostra situazione. Che schifo. Non me lo tirare al tosso. Dobbiamo trovare un lavoro, perché non possiamo continuare a mangiare topi morti, d'accordo? Ma che schifo, sta arpa è pure piena. Mettiamoci al lavoro, Luca, dai. Qualcosa riusciremo a trovare. Un lavoro? Sì, stavo pensando anch'io. Ho un'idea, c'è il McDonald's qui vicino. Fidati che ci prendono subito. Ma com'è che si accende sto aspirapolvere? Dannazione. Ma come? Ma Luca, mi serve una mano qui. Non riesco a pulire i bagni senza aspirapolvere. Oh, cosa stai facendo? Espi, che sto parlando con i clienti. Ma lascia stare l'aspirapolvere, già pulito il bagno, l'ho pulito io prima. Cosa stai facendo, il cliente? Allora, per entrare comunque sono 2 euro per entrare per il bagno. E se deve stare più di 5 minuti sono 3 euro, ok? Ma sei impazzito? Ma non puoi chiedere ai clienti di pagare per entrare al bagno del McDonald's? Lo sai che se lo scopre il proprietario ci licenzia in tronco e ci giochiamo l'unico lavoro che abbiamo ottenuto fino adesso. Oh, ascolta, io l'ho pulito benissimo questo bagno, mi merito. Non puoi chiedere soldi extra, Luca. Vieni a mandare una mano almeno. Tu fammi fare, tanto l'ho ecco, come? Lo sapevo. Perché? No, per favore, no, signor Giorgio, non adesso. Non volevo. Ci dia un'altra possibilità, per favore. Non volevo. Non chiediamo più soldi ai clienti. Dai, per piacere, Luca. È stato un errore, Luca, cerca di convincerlo, digli qualsiasi cosa. È stato un errore, non facciamo più questi sbagli così. Assolutamente. Poi è stata colpa sua, se la prenda con lui. Ma è vero. Venite, pure da questa parte. Ecco, dai, non fatevi problemi. Oh, eccoli qua. Espi? Allora, prendete quello che volete, accomodatevi pure. Chi è sta gente? Fate quello. Come, chi è sta gente? Ma sono i miei amici. Ti presento Filippo. Aspetta che servo il signore, ecco qui il suo... Cos'è? Ti presento Giuseppe e Giacomo. Espi, ma... vieni qua un attimo, vieni qua. Ma questi sono marponi, ma Espi, della peggior categoria, dove li prese? Ma la no, fogna? Ma stai scherzando? Ma sono i miei amici di infanzia. Ma non possono stare qui spaventando i clienti. Ma no, ma sono qui per mangiare gratis. Ma come? Espi, non è una buona idea. Io ho smesso di chiedere mance, se ci scopre di nuovo. Con tutte queste storie, vabbè, ci ha dato una possibilità, ce ne darà anche un'altra, non pensi? Non lo so, Espi, il boss è molto arrabbiato. No. Oh oh. Che cosa? Mi sa, Espi, che Lucinda è andata a dirlo al boss. Quella disgraziata, te l'ho detto che le stavamo antipatici. L'ho capito, vabbè, cosa vuoi che sia? Intanto tu prendi qualche panino, già che ci sei. Oh. Ah, oddio, che succede? Te l'ho detto, cosa? Si sono organizzati. Cosa si sono organizzati? Guarda, è arrivato il boss. Cos'è sta rissa gigantesca? Pure i dipendenti stanno picchiando i tuoi amici. Oh, porca... Luca, faccio una bella cosa. Ci conviene svignarcela mentre sono distratti a combattere. Mi sa di sì. Aia, che rissa assurda. Mi sa che un'altra possibilità non la voglio. Questo McDonald's è un negozio di pazzi. A partire da lei, signor Giorgio. Andiamo. Espi, ci hai portato i tuoi amici. È ovvio che i dipendenti iniziano a prendere a botte. Grazie, signor Mario. Allora, non la deluderemo sicuramente. Davvero? Consegniamo subito. Siamo velocissimi, tutte le pizze. I migliori, lo facciamo. Saremo da velocissimi. Anni. Da secoli, anzi. Da anni. Da secoli, addirittura, Luca. E vabbè. Ormai è stato gentile, Espi, ma noi non abbiamo niente per consegnare le pizze. E infatti, anch'io ci ho pensato. Ma sai cosa potremmo fare? Ce le potremmo mangiare. Soluzione della vita, ce le mangiamo. No, Espi, dobbiamo tenere questo lavoro a tutti i costi. Anche perché lì stanno continuando a far rissa, quindi dobbiamo sicuramente trovare qualcos'altro. Espi, ho trovato il veicolo. Che cosa? Ma... Vedi quei due ragazzi con le bici? Hai ragione, aspetta, nascondiamoci dietro queste casse. Dici che è un'occasione buona per... Allora... sgraffignargliele. Meno male che il mio amico Barbone mi ha dato queste. Che cosa sono queste cose? È una cerbottana, Espi. Vabbè, ma è spettacolare. Ci metti dentro i dardi e sono come frecce. Non gli facciamo male, non sentiranno nulla. Prendi quella a sinistra. Sembrano avvelenati, d'accordo. Tu quale prendi? Io prendo quella a sinistra. 3, 2, 1, fuoco!
boom! Perfetto! Guarda come sono caduti! Perfetto, 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 perfetto. Tu ne prendi una, io prendo l'altra, vai! Perfetto! Andiamo! Ok, allora dritti verso... Andiamo! Alle case in cui dobbiamo consegnarle. Oh, chissà quali sono, però. Attenti agli animali domestici che attraversano la strada. Dovrebbe essere qui da qualche parte, credo. Boh, dimmelo tu, sei tu che è il navigatore, Luca! È questo, è questo. Oh, c'è già il proprietario fuori, Spi. Dici? Vabbè, sta aspettando le pizze. È un buon segno. Che in effetti ci abbiamo messo un po' ad arrivarci. Insomma, cioè, invece... cos'è? Non è il massimo. È un'oretta. Tempo di rubarle e arrivare fin qua in bici. Consegnagliele, vai tu. Io? Anzi, no, devo andare pure io. Vai prima te, sei stordissimo prima di dargli le pizze, poi scappiamo. Spi, dobbiamo tenere il lavoro, è importante. Va bene, d'accordo. Salve, salve signore, ecco le sue pizze. Siamo quelli delle pizze. Sono un po' arrivate fredde. Signore. E poi c'ho anche soffiato sopra perché avevo caldo. Ma dice, tenga. Oddio, a quanto pare no. Mi piacciono fredde. Sordiscilo, stordiscilo, fai qualcosa, Luca, ho finito di dardi io. Porca miseria. Via, 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 via. Alla prossima consegna, dai, questa non è andata così male, almeno per me. Prendi la bici, prendi la bici. Ok, Luca, con questa moto non possiamo fallire, per fortuna. È molto meglio, guarda che velocità. Per fortuna che tuo nonno ce l'aveva ancora in garage, dai, andiamo. Esatto, siamo troppo veloci. Ce l'hai te le pizze, giusto? Sì, tranquillo, sono nel bagagliaio. Attento! Non ho visto che era chiuso il passaggio a livello, Spi. Mi sa che abbiamo un piccolo problemino. Potevi andare anche un pochino più lento. Guarda tutte queste buonissime pizze. Adesso sono tutte sporche. Ancora fa fumo sta roba. È meglio andare a piedi, Spi. È meglio andare a piedi. Sì, ma oltre che fredde, adesso queste pizze sono pure sporche. Vabbè, andiamo. Spi, che magari va bene lo stesso. Non dobbiamo perderci di morale. È importante questo lavoro. Stiamo facendo anche perché meglio. Sono 15 pizze. Quindi se non le accetta è veramente pazzo. Guarda in che quartiere siamo, Spi. Siamo super ricchi. Qui super lusso. Salve, ecco lei. Queste 15 pizze sono pulitissime, caldissime. Ho provato a scaldare un pochino sedendomici sopra, però spero le apprezzi lo stesso. Spi, dici che gli piacciono? Secondo me sì, guarda che sorriso che ha. Ah, oddio, no. Mi sa di no. Ce le sta tirando dietro. Porca miseria. Vabbè, allontaniamoci, che è completamente impazzito. Dobbiamo trovare un altro sistema per consegnare le pizze. Questi sono inaccettabili, veramente. Ho qualcosa in mente. Ho capito, Spi, qual è il nostro problema. E ho la soluzione. Non avere abbastanza bazooka in mano. A quanto pare hai compensato molto velocemente. Lasciami spiegare. Noi facciamo sempre ritardo perché guarda la gente dove vive, là in fondo. E la strada è qui e dobbiamo farci tutto a piedi e le pizze si raffreddano. Esatto, è la scusa della vita questa. Quindi qual è la tua idea? Io dico, gliele lanciamo direttamente proprio Amazon Prime. Pum pum. Sì, sì, meglio che con i droni. Beh, hai ragione, dai. Mostrami come si fa allora, guarda, Luca. Guarda. Vai. Oh. Il cecchino delle pizze, vai, spara. Perfetto, ancora. E tre. Oh, secondo te gli sono piaciute? Hai visto? Sono perfette, guarda che non si rovinano per niente. Adesso andiamo a vedere. Assolutamente. E ci facciamo pagare. È un'ottima idea, Luca. Sicuramente saranno ancora calde. Dove sono atterrate? Forse ho tirato. Salve. Un po'. Ci serve una recensione. Oh, oddio santo, cos'è sta roba? Attento. Ci servirebbe una recensione per il nostro capo, che abbiamo svolto un buon lavoro. Ci dici 5 stelle. Spi, mi sa che questo è un ex veterano di guerra. Porca miseria. Qualcosa si è spaventato che gli abbiamo tirato le pizze. Questo nella sua vita precedente era un bombardiere, altro che un veterano. Mi sa che abbiamo perso un po' questo lavoro. Anzi, non ci voglio più andare a consegnare le pizze. Nemmeno io. Ci meritiamo di meglio, Luca. Apriamo un'attività nostra. Una nostra pizzeria, pasticceria, forneria, spaghetteria, hamburgeria. Una bella pasticceria di biscotti, assolutamente, andiamo. No, no, Spi, io voglio fare tipo qualcosa col pollo. Sai che sono bravissimo a cucinarlo. Qual è il problema, scusa? Facciamo dei biscotti di pollo, semplicissimo. Non è una brutta idea. So, marciare, fate in fretta. Che finché i dolci sono caldi li dovete mangiare. Su, ignoranti che non capite niente di cucina. Che stai facendo? Spi, guarda cosa quanti clienti. Ma perché li stavi minacciando, non Luca? Salire sul tavolo. Non salire sul tavolo, disgraziata. Ma ti sembra? Ma, li ho accolti. Ma li stai minacciando con una pistola? Benvenuti comunque. Servili tu. Quanti siete? Scommetto che avete sentito il buonissimo odorino di pollaio. Bravi, fate la coda. Fai no, la coda. Bravi, mettetevi in coda però, uno dopo l'altro. Che i nostri dolci pollo ce sono veramente tanti, per tutti quanti. Vai, servigli la nostra specialità, Spi. No, non me lo faccio dire due volte, Luca. Offre la casa la specialità, il resto però dovete pagare, l'acqua sono 4 euro.
Dolce pollo per qualcun altro? Oh, a quanto pare tutti stanno mangiando. Vabbè, ne metto un ultimo qui. Chi è che ha ordinato la tazza di caffè? Dai, non vedo l'ora che lo assaggino. Rimarranno estasiati dal sapore di pollaio. Guardatevelo. Espi? Guarda, sono così felici che stanno sprezzando. È un buon segno. Sprezzando gioia a tutti i pori. No. Cosa abbiamo adesso dentro quei tortini, Espi? A parte il pollo. Come, cosa ci ho messo? Ma anche ho messo... le ossa? Gli abbiamo tolte le ossa al pollo? Eh no, che non gli ho tolte le ossa. La croccantezza caratteristica del dolce pollo. Il primo che chiama la polizia finisce male. Ti dispiace? E cosa vuoi fare, Luca? Falli uscire velocemente tutti quanti. Uscite. Oh, è spiandato peggio del previsto. Sono svenuti tutti. Devo chiamare la polizia, ma forse così è peggio. Sono svenuti, giusto? Cosa faccio? Prendi dei sacchi neri. Ma come dei sacchi neri? Spostiamoli fuori. Ma non mi sembra un po' eccessivo trattarli come cadaveri. Penso che siano ancora vivi. Sì, respirano, respirano. Però bisogna fare attenzione. Spostiamoli tutti. Sono svenuti tutti. Certo, signorina, che lei è veramente pesante. Ah, finalmente abbiamo tirato fuori anche l'ultima. Tutto a posto adesso, Luca? Cosa sono qui? Cos'è questo rumore, Luca? Oh, no, Espi! Hai acceso l'allarme antincendio? La polizia! Come la polizia? Sono qui davanti. Oddio, Luca! Prendi copertura! Ci stanno sparando! Vieni dentro! Fammi spazio! Disgraziati! Devo sparare anch'io? Sì, Espi, rispondi al fuoco! Aspetta, che non è facile! Prendete questo! Mamma mia! Riparati dietro ai dolci polli! Sono a prova di proiettile! E poi ci stanno perdendo tutti i clienti! Davvero! A meno che anche i poliziotti non vogliono i dolci non polli! Non è una buona pubblicità! Hanno smesso di sparare? Oh! Forse gli bastava! Oh, magari hanno sentito l'odore di dolce pollo! Hanno cambiato idea! Stanno venendo a prenderci! Ah! C'è uno in mezzo al negozio! Davvero? Oddio, c'è tipo però un tizio in giacca e cravatta qui davanti! Cos'è che vuole? In giacca e cravatta? Luca, vai tu che non mi fido! Io gli sparo, eh! Gli sparo! Sarà il mediatore, Espi, tienilo sotto mira! D'accordo! E io no, tengo sotto mira anche i poliziotti! Alve? Sì. Che cosa? Perché dici sì, Luca, senza consultarmi prima? Espi. Che cosa? Ci sta proponendo una cosa assurda. Sai chi è questo? Che cosa? È il proprietario di una delle più grandi aziende di veleno per topi. E ha detto che i nostri dolci sono spettacolari, Espi. Uccidono qualsiasi... fanno... Insomma, sono ottimo veleno per topi. Sì, beh, immaginavo, insomma. E sono anche antiproiettile. Potremmo venderli all'esercito americano. Ma comunque, in ogni caso... E quindi dice che se gli diamo la ricetta ci lascia andare senza problemi e ci dà anche un po' di soldini. Davvero? Sì. Beh, tutto sommato... Così può produrre il suo veleno per topi al dolce pollo. Beh, in effetti non sappiamo gestire molto bene una pasticceria. Va bene, ci arrendiamo. A me non dispiace come offerta. D'accordo. Ah, grazie. La nostra ricetta è sua. Meno male, Espi, che abbiamo accettato le armi. Guarda questi come erano belli corazzati. Porca miseria, avevano pure un'auto a proteggerli. Potete abbassare le armi adesso, Arrivederci. Vabbè, questa prima o poi si riprende. Deve ancora arrivare l'ambulanza, spero non ci metta tanto. Casa dolce casa. Oh, non vedevo l'ora di avere una casa tutta per noi. Non è molto, ma almeno è nostra. Abbiamo le chiavi, Espi. Assolutamente. Certo, è vicino alla stazione dei treni. E da qui inizierà una nuova vita per noi. Guarda che meraviglia. Ciao, sì.